MTB Gran Fondo, in collaborazione con... Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, un saluto da Carlo Rosa e bentrovati a questo nuovo appuntamento con MTB Gran Fondo. Immagini che vi arrivano da Sinalunga, siamo in provincia di Siena, per raccontarvi oggi la Sinalunga Bike. Sinalunga è il balcone sulla Val di Chiana, la verdeggiante valle tra Siena ed Arezzo. Il centro storico di Sinalunga si sviluppa sulla collina, è di origine medievale. Il palazzo pretorio è un po' il simbolo della città con la sua torre campanaria. Molto interessanti le chiese come la collegiata di San Martino, la chiesa di Santa Croce, la chiesa della Madonna delle Nevi. Passeggiare per Sinalunga è affascinante, tra i suoi vicoli si possono scoprire sempre punti di vista diversi e bellissimi sulla Val di Chiana. Un po' più in alto del centro storico, sulla cima della collina, c'è l'antico convento di San Bernardino, che ospita anche il santuario diocesano della Madonna del Rifugio. E siamo a domenica 17 aprile, dove nella zona pianeggiante di Sinalunga, al centro commerciale Igelsi, è allestita la logistica, la zona di partenza ed arrivo della 30ª edizione della Sinalunga Bike. Organizza la SD Donkey Bike Sinalunga con l'infaticabile Roberta Cresti. Atleti giunti un po' da tutta Italia per questo importante appuntamento con la mountain bike, che è valido anche per i circuiti Coppa Toscana, Tour 3 Regioni, Umbria Tascani, Super Six, Maremma Tosco Laziale, e valida anche come prova del prestigio di MTB Magazine. Pronti per entrare in griglia anche i nostri atleti, tra i quali Daniele Bettini. E qui alla Sinalunga Bike ho voluto mettermi alla prova anch'io, però sul percorso corto. Sono due i tracciati di questa edizione della Sinalunga Bike, edizione del trentennale. Il Gran Fondo di 52 km e 1500 metri di dislivello, ed il percorso medio fondo di 32 km e 868 metri di dislivello. E finalmente per la 30ª edizione splende un sole estivo a Sinalunga dopo le ultime due edizioni penalizzate dal maltempo, che aveva costretto l'organizzazione a tagliare alcuni tratti del percorso. Quindi il tracciato su cui si cimenteranno i biker oggi sarà, in alcuni tratti i più spettacolari e impegnativi, inedito. E foto di rito per gli atleti del team Donkey Bike con Guido Bichi, che indossa la maglia di leader di Coppa Toscana per i Master 8. La gara infatti è valida come terza tappa di Coppa Toscana, il challenge in forte crescita che richiama atleti un po' da tutta Italia per scoprire la Toscana più bella, naturalmente in mountain bike. In prima griglia pronto Peter Menghetti di MT Racing Team.
con il compagno di squadra, il russo Alexei Medvedev, Cristian Cominelli, gli atleti Bottecchia Factory Team con Claudio Longhitano, Davide Masi e c'è anche Stefano Valdrighi, biker del Rolling Bike, Emanuele Spica e Vincenzo Saitta, il russo Alexei Medvedev, Riccardo Chiarini che veste la nuova divisa del team Canon del ISB e naturalmente Stefano Valdrighi, Bottecchia Factory Team, che dopo la vittoria di domenica scorsa alla Gran Fondo del Sira, proprio da queste parti a Cortona, oggi ci riprova. Bellissime immagini dall'alto con oltre 1000 partenti, per le quali ringraziamo lo staff di Bike Advisor. Tutto è pronto per lo start, la benedizione del parroco di Sinalunga ai biker. Pensate, come dicevo, sono più di 1000 i partecipanti alla 30ª edizione della Sinalunga Bike e alle 9:30 in punto scatta lo start della Sinalunga Bike. Si parte per un percorso di 52 km e 1500 metri di dislivello. Vediamo Claudio Longhitano, Alexei Medvedev e parte anche Daniele Bettini del nostro team MTB Gran Fondo. Attraverso le immagini che ci arriveranno dalla sua telecamera potremo vedere i tratti più spettacolari di questa 30ª Sinalunga Bike. E siamo di nuovo in testa con Claudio Longhitano, Alexei Medvedev, tutti i migliori sono davanti. Primi chilometri di gara su fondo asfaltato, si sale verso il centro storico di Sinalunga dove siamo con le nostre immagini che ci arrivano da Moto 1. Mentre vediamo nelle retrovie il ritmo è sicuramente un po' più lento. Nuovamente con la testa della corsa dove vediamo davanti ora Nicola Furiasse. E da qui inizia il duro strappo verso il centro storico di Sinalunga. Uno strappo in salita veramente micidiale con pendenze che arrivano anche al 20%. E tanto pubblico sul ciglio della strada per applaudire il passaggio dei biker. E si avvantaggiano intanto di qualche metro Alexei Medvedev e Francesco Acco, ciclissimo bike team, inseguiti da tutto il gruppone. E questa è un'immagine veramente spettacolare, una salita caratteristica della Sinalunga Bike. Si sale fino al santuario della Madonna del Rifugio per poi scendere e imboccare il primo sterrato di giornata. Intanto per la gara femminile nelle prime posizioni ci sono Cristiana Lippi del ciclissimo bike team, leader di Coppa Toscana, Chiara Tassinari, team Essere, Nefeli Mangiaterra del team Cingolani, Barbara Genga. Passaggio in centro storico, poi sarà discesa e si rifiaterà. E siamo al 7° chilometro di gara e si imbocca ora la strada bianca, si procede per qualche chilometro in piano verso la seconda salita di giornata. Un altro strappo molto duro ma breve di circa 1 chilometro con pendenze che arrivano anche al 17%. Come abbiamo potuto vedere, il gruppo di testa è ancora tutto compatto e anche il gruppo degli inseguitori. Immagini che ci arrivano ora in diretta dalla mountain bike e qui sono proprio nel tratto di strada bianca che porta alla seconda salita, un tratto molto veloce ma intervallato da un paio di guadi. Un terreno comunque perfetto e una giornata ottima per pedalare. Torniamo in testa, 10° chilometro di gara e davanti, attenzione, si sono avvantaggiati Emanuele Spica del Rolling Bike con Stefano Valdrighi del Bottecchia Factory Team, inseguiti da un'altra coppia formata da Riccardo Chiarini e Nicola Furiasse. E poi tutti gli inseguitori a chiudere il gruppo Davide Masi, Bottecchia Factory Team. E la regia ci propone nuovamente le immagini che ci arrivano in diretta dalla mountain bike. Seguiamo
Proprio il tratto dove è appena transitata la testa della corsa. Un continuo mangia e bevi, sali scendi fino al 12° chilometro, dove il percorso riprenderà a salire, una salita più decisa, fino al 17° chilometro. Intanto la testa della corsa sta già affrontando la discesa, forse la più tecnica e spettacolare della gara, la discesa cosiddetta del primitivo, dove siamo già con le nostre immagini. E attenzione, perché in testa c'è sempre la coppia formata da Valdrighi e da Spica. Ora a fare l'andatura è l'atleta del Bottecchia Factory Team, Stefano Valdrighi. Ad una decina di secondi il gruppo degli inseguitori con Cominelli, Saita, Medvedev, Chiarini, Toccafondi, Accordi, Di Marco e Nicola Furiasse chiude la top 10 in questo punto. E viaggia da solo invece Davide Di Marco del Bottecchia Factory Team in sella alla sua Bottecchia Gardena. Una discesa molto veloce e spettacolare questa del primitivo. Seguiamo intanto Emiliano Dominici del team Ciclotec e chiude questo gruppo di inseguitori Lorenzo Pierpaoli, biker del team Cingolani. Questo è Federico Pallecchi, l'under 23 del ciclissimo bike team, seguito dal compagno di squadra Francesco Acco. Un terreno asciutto perfetto per pedalare e una giornata praticamente estiva. Finalmente, dopo le due ultime edizioni caratterizzate dal fango, questa 30ª Sinalunga Bike è perfetta, una grande festa dello sport e della mountain bike. Questo è Tommaso Paciotti del Biking Racing Team e transita anche un leader di Coppa Toscana, si tratta di Lorenzo Biaggi, che indossa la maglia di leader per la categoria Under 23. La gara è valida come terza prova di Coppa Toscana dopo le tappe di Monteriggioni e dell'Argentario. Domenica prossima si correrà a Prato, forse la più anziana delle marathon italiane, la Gran Fondo da piazza a piazza, che quest'anno prevede due percorsi di 40 km e il percorso marathon di 66 km. Intanto nuovamente in diretta dalla mountain bike, godiamoci queste splendide immagini in discesa. Un terreno praticamente perfetto dove è un piacere lasciare andare la mountain bike. Le discese si alternano a tratti pianeggianti e strappi in salita. Sono sempre strappi, non ci sono salite molto lunghe alla Sinalunga Bike. È un continuo mangia e bevi. E oggi mi sto divertendo anch'io a pedalare la 30ª edizione della Sinalunga Bike. Ma torniamo nuovamente in testa alla gara, dove, attenzione, la coppia Valdrighi-Spica è stata raggiunta da Vincenzo Saita del Rolling Bike e più staccato da Luca Accordi del 00 Team con la maglia di leader Master 1 di Coppa Toscana. In quinta posizione Nicola Furiasse del Biking Racing Team, sesto posto per Mattia Toccafondi, DMT Racing Team. Ancora passaggi con Cristian Cominelli, Davide Di Marco e Alexei Medvedev. Nona posizione per Alexei del DMT Racing Team. E chiude la top 10 in questo punto Riccardo Chiarini del Cannondale ISB. Nuovo team per Riccardo. E questo è Giacomo Sbrocca del team Mondo Bici. Quando mancano poco meno di 10 km all'arrivo di Sinalunga. Intanto la regia stacca nuovamente con le immagini che ci arrivano in diretta dalla mountain bike.
Un aggiornamento intanto sulla gara femminile, dove davanti ci sono Chiara Tassinari del team Essere e Cristiana Lippi del Ciclissimo Bike Team, che indossa tra l'altro la maglia di leader di Coppa Toscana. Le due biker sono inseguite a pochi minuti da Nefeli Mangiaterra del team Cingolani. Intanto guardate che spettacolo queste immagini, si devono affrontare anche alcuni piccoli guadi sul torrente. Intanto a Sinalunga sta per arrivare anche il percorso corto, siamo lì con le nostre immagini, dove a vincere è Matteo Cancherini del team Giovannelli davanti a Luca Boninsegni del team RP e Luca Lovari del GS Poppi in terza posizione. Ma torniamo sul percorso di gara, 46esimo chilometro, ultima salita di gara per la testa della corsa sul percorso lungo. E attenzione, perché davanti ora c'è Luca Accordi, seguito da Saita Valdrighi, Spica e Toccafondi in quinta posizione. E la regia stacca nuovamente con le immagini che ci arrivano in diretta dalla mountain bike in discesa verso il centro storico di Sinalunga e poi ancora discesa. Una discesa molto bella tra gli ulivi. Poi gli ultimi 2 chilometri pianeggianti fino al traguardo di questa Sinalunga Bike, dove andiamo subito, grazie all'aiuto della regia, tanto pubblico ad attendere il vincitore di questa 30esima Sinalunga Bike. E ci si gioca tutto allo sprint. Valdrighi davanti, Saita a ruota, ed è Stefano Valdrighi a vincere, lasciandosi alle spalle Vincenzo Saita, mentre chiude in terza posizione Emanuele Spica del Rolling Bike. Una grande prova per l'atleta del Bottecchia Factory Team, che ferma il cronometro a 2 ore 7 minuti 50 secondi. Quarto posto per Luca Accordi, 00 Team. Quinto è Mattia Toccafondi, DMT Racing Team. Arrivo anche per Nicola Furiasse, sesta posizione per il biker del team Biking Racing, seguito in settima posizione da Cristian Cominelli del Cycling Caffè, seguito da Riccardo Chiarini del team Cannondale ISB. Nono è Davide Di Marco del team Cingolani e chiude la top 10 Alexei Medvedev del DMT Racing Team. E siamo alla cerimonia floreale, terza posizione per Emanuele Spica, Rolling Bike, al secondo posto Vincenzo Saita, suo compagno di squadra, e il vincitore di questa 30esima Sinalunga Bike, Stefano Valdrighi del Bottecchia Factory Team, che mantiene così anche la maglia di leader del circuito Coppa Toscana. Ma andiamo subito a sentire le impressioni dei protagonisti. I migliori sono qui, Sinalunga Bike, 30esima edizione. Col mio compagno di squadra abbiamo fatto un bel gioco di squadra, ma non siamo riusciti a conquistare la vittoria. Stefano aveva qualcosina in più. Io ho provato ad andare via sulla seconda salita dura, abbiamo fatto metà gara con Stefano da soli, poi ci siamo fatti rientrare, ho fatto rientrare il mio compagno di squadra per vedere se riuscivamo a giocare un po' e riuscire alla vittoria. Ma comunque contento di questo terzo posto. Diciamo è mancata la vittoria per un pelo. Abbiamo giocato io e Emanuele sulla prima salita, lui è andato via, io ho preferito un po' rallentare e rientrare a metà gara per poi giocare di squadra, ma abbiamo provato in tutti i modi su Stefano ad attaccarlo, ma aveva qualcosina in più che all'arrivo ci siamo giocati la volata e mi ha battuto. Oggi i Rolling Bike hanno fatto veramente un forcing fin dall'inizio. Spica ha attaccato subito sulla prima salita, siamo andati via in due, fino a metà gara siamo rimasti in due, poi ci siamo rialzati, è rientrato anche il suo compagno in squadra Saita. Siamo andati via in quattro di comune accordo, nell'ultimo strappo ho provato un po' a vedere come stavano gli altri e siamo rimasti in tre, Spica, Saita e io. Nel finale, all'ultimo chilometro, Spica ha fatto un buco giustamente al suo compagno di squadra, io sono riuscito a chiudere
e a 300 metri ho lanciato la mia volata e ho preso lo sterrato davanti, lo sterrato, il campo qua dell'arrivo davanti, e sapevo che chi lo prende avanti normalmente non viene rimontato, e ho vinto. Sono felicissimo perché loro hanno fatto veramente un bellissimo gioco di squadra, 2-1, io sono riuscito a vincere, quindi bello. Vittoria numero 4, la terza di fila, e veramente un bellissimo inizio di stagione, non so veramente cosa dire. Attendiamo anche la gara femminile, ricordo intanto che nel percorso corto a vincere è stata Chiara Crispini davanti a Marilena Benevento e Oriella Tobaldo in terza posizione. E attenzione a chiudere in prima posizione sul percorso lungo è Chiara Tassinari, braccio al cielo per l'atleta del team Essere che ferma il cronometro a 2 ore 49 minuti e 10 secondi, seguita in seconda posizione da Cristiana Lippi del team Ciclissimo e terzo posto per Nefeli Mangiaterra del team Cingolani. Cerimonia floreale per quanto riguarda la gara femminile, ma do subito la parola alle protagoniste di giornata. Il percorso mi piace tantissimo, è abbastanza addetto alle mie possibilità, quindi salite non troppo lunghe, mi sono divertita, si è fatta una gara in tre, la prima, la seconda, la terza, fino a più di metà gara l'abbiamo fatta insieme, poi all'ultimo io e Chiara e lei l'ha avuta la meglio, però siamo scorsi bene, belle discese, tecniche, divertenti, percorso che non ti lascia respiro e ci siamo divertite, io mi sono divertita tanto, anche stancata. Chiara Tassinari, prima assoluta, ci fai un po' di cronaca della gara. Siamo state insieme per la prima parte di gara fino alla pianura. Finita la pianura eravamo noi tre, la prima con la ragazza della Cingolani, una ragazza del Ciclissimo, Cristiana, la ragazza della Cingolani, non mi ricordo il nome, scusate. E nella salita ho aumentato un po' il passo, ho detto prova a staccarle, poi vediamo come va. E dopo, bene o male, mi avevano detto che avevo un minutino, ho cercato di tenere botta e dai, un po' di crampi verso la fine, però i primi caldi si fanno sentire. Però dai, ci voleva, una bella soddisfazione. Una 30ª edizione della Sinalunga Bike spettacolare, mi sono divertito tantissimo anch'io sul percorso corto e sicuramente si è divertito anche molto il nostro Daniele Bettini. Ora pasta party per tutti e do la parola all'organizzazione. Veramente contenti, abbiamo ricevuto tantissimi complimenti, soprattutto per il percorso che è stato graditissimo, i ragazzi che lo hanno curato. In realtà era più di un mese che ci stavano lavorando, hanno curato in tutti i minimi particolari. Per noi è un vanto questo, far divertire la gente, è il nostro scopo, farli proprio arrivare al traguardo carichi e divertiti. Insomma, penso che ci siamo riusciti, siamo contenti. Ora vestizione delle maglie di leader del circuito Coppa Toscana, dopo la terza prova, la Sinalunga Bike, andiamo a vedere in grafica chi sono i nuovi leader tra gli Elite: Stefano Valdrighi e Chiara Burato, Master Elite Luca Celli, Junior Emanuele Spiga, Master 1 Luca Accordi, Master 2 Daniele Rossi, Master 3 Nicola Corsetti, Master 4 Luca Chiarini, Master 5 Andrea Sercecchi, Master 6 Nicola Morozzi, Master 7 Giampiero Ciabatti, Master 8 Guido Bicchi del team organizzatore Donkey Bike, Under Lorenzo Biagi, e tra le donne le leader sono Greta Brughier, Sofia Fioravanti, Chiara Gastaldi, Cristiana Lippi e Laura Papi. La Coppa Toscana vi dà appuntamento a domenica prossima a Prato per la Da Piazza a Piazza. E da Sinalunga in provincia di Siena è tutto per la 30ª Sinalunga Bike. Un saluto da Carlo Rosa, la grande mountain bike di MTB Gran Fondo torna come sempre la prossima settimana.
Amici sportivi appassionati della bicicletta, oggi vi saluto da Chioggia, in provincia di Venezia. Mi trovo a Sottomarina, la famosa località balneare, per la prima prova della Litoranea Venezia in gravel. Il fenomeno gravel è in forte espansione, la bicicletta vissuta senza esasperazione, che è soprattutto scoperta del territorio, percorrendo strade sterrate, piste ciclabili, carrarecce, argini. La gravel rappresenta la libertà, il semplice viaggiare senza fretta, godendo dell'ambiente che ci circonda. E questa è anche la filosofia del team Spirito Libero Gravel, che per il secondo anno ripropone il challenge Litoranea Venezia in gravel, un evento in tre tappe per scoprire l'ambiente della provincia lagunare. Si parte oggi, domenica 7 aprile, a Chioggia, poi gli altri appuntamenti sono previsti il 12 maggio a Mesola, nel Ferrarese, e il 9 giugno a Bibione. Domenica 7 aprile è tempo di partire per la prima tappa, appuntamento di prima mattina a Sottomarina. La giornata promette bene e la zona di partenza è già un brulicare di ciclisti fin dalle prime ore del mattino. Sì, una bellissima avventura in gravel. Noi siamo un gruppo storico all'armistizio che quest'anno festeggia i 50 anni dalla fondazione, quindi siamo veramente un folto gruppo e abbiamo deciso oggi, okay, di partecipare a questa magnifica manifestazione. È la prima tappa, faremo anche le altre e quindi buon divertimento a tutti. Per me, tra l'altro, ritorno da un fermo prolungato di parecchi mesi, spero che vada tutto bene. Bella giornata, auguri a tutti, buon divertimento. Paesaggi, pedalate venete, un po' tutto l'insieme e soprattutto la passione per la bicicletta. È la novità di quest'anno le pedalate venete ed è una cosa molto bella perché si pedala nella laguna e si vedono paesaggi molto, molto belli che meritano. Nel lungomare adriatico di Sottomarina, a due passi dal centro storico di Chioggia, la piccola Venezia, tutto è pronto per la partenza. Chioggia e Sottomarina sono sicuramente un biglietto da visita importante ed affascinante per la prima prova della Litoranea Venezia in gravel. Il comune di Chioggia è un comune assolutamente aperto allo sport, aperto agli sportivi. Grazie. E quindi abbiamo assolutamente un rappresentante questa mattina che ringrazio per aver organizzato una manifestazione così, tra l'altro del gravel, che è una disciplina che sta assolutamente prendendo piede anche in quest'ultimo periodo. Una giornata tra l'altro stupenda, Chioggia è pronta assolutamente anche a questi eventi sportivi e a tutto quello che di sportivo e che fa bene alla salute che ce n'è bisogno. Gabriele Tomaello, presidente del team organizzatore Spirito Libero Gravel di Santa Maria di Sala, ha accolto sin da subito la filosofia della gravel. Il gruppo ha già organizzato tante manifestazioni per far scoprire angoli sempre diversi e particolari del territorio veneziano e ora parte la Litoranea Venezia in gravel. Gabriele, oggi la prima tappa alla scoperta del territorio lagunare, partenza ed arrivo proprio da qui, da Chioggia Sottomarina. Oggi è una giornata splendida, ci sono tantissimi iscritti, è un successo enorme e sono felicissimo di aver portato la nostra Litoranea Venezia in gravel, seconda edizione qui a Chioggia. Dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco che è anche l'assessore dello sport Mauro Almelao. Qui abbiamo anche la dottoressa Daniela Ballarì e la Cinziana, che in questi giorni si sono prodigate a fare sì che sia un successo. Merito sì dello Spirito Libero Gravel, però merito tantissimo anche dell'amministrazione comunale di Chioggia, che è già il secondo anno, già l'anno scorso ci ha abbracciato, quest'anno ci ha proprio
avvolto quella, cioè proprio abbiamo chiesto informazioni, cioè loro ci hanno dato tutto e devo dire grazie, grazie. Posso ripetere, Chioggia rappresenta proprio in tutte le maniere la Litorania veneziana in grave, che sarà la sede principale, cioè il fulcro della Litorania veneziana in grave. C'è da percorrere oggi un tracciato di circa 100 chilometri per dare risalto e riscoprire la parte meridionale della laguna veneziana. È una pedalata non competitiva che è esattamente la gravel. Allora adesso loro partiranno, andranno passeranno verso Sottomarina, da Sottomarina poi attraverseranno, andranno a Ca' Bianca, da Ca' Bianca andranno a Loreo ci sarà un ristoro intermedio. Da lì poi attraverseranno, andranno a Rosolina, passerà per Rosolina faranno Rosolina Mare, il classico faro, poi ritorneranno indietro attraversando il fiume Brenta e arriveranno qua, sempre qui vicino al ristorante L'Emotion. Immancabili oggi i ragazzi del presidente Tomaello, gli atleti del Spirito Libero Gravel di Santa Maria di Sala. E questa è la prima tappa di Chioggia della Litorania veneziana. E il percorso si divide in tre tappe, la tappa di Chioggia, poi quella di Mesole e a fine quella di Bibione. E tra poco partirà questa corsa, sono circa un centinaio di chilometri e speriamo di divertirci. Noi come team ufficiale siamo circa una cinquantina oggi e speriamo vada tutto bene, e sarà sicuramente un bel evento. La giornata è calda e soleggiata, ottima per pedalare, tantissimi appassionati pronti a partire senza fretta con gli amici e condividendo la stessa passione per la bicicletta. I chilometri da percorrere sicuramente non sono pochi, ma c'è tutta la giornata davanti. Si parte in direzione sud verso Ca' Bianca, Cavarzere, Loreo nel delta del Po. Si pedala sempre in libertà seguendo la traccia sul ciclocomputer o semplicemente accodandosi a qualche gruppo. Si pedala in compagnia, si fa amicizia e se si ha bisogno di una sosta ci si può fermare ai ristori. La Litorania veneziana Gravel è iniziata e vi aspetta per i prossimi appuntamenti il 12 maggio a Mesola Ferrara ed il 9 giugno a Bibione in provincia di Venezia. MTB Gran Fondo, in collaborazione con